Ciao a tutti, siamo gli Charmaine, siamo due food travel blogger italiani. Io sono Guido. E io sono Mattia. Insieme all'Istituto Italiano di Cultura di Nuova Delhi, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, abbiamo deciso di farvi scoprire alcune ricette tradizionali italiane, soprattutto quelle legate al maestro vincitore dei 5 premi Oscar, Federico Fellini. Per quest'ultimo video vi racconteremo del quarto e quinto Oscar dato dall'Academy a Fellini. Per quanto riguarda invece la ricetta, vi faremo conoscere i passatelli in brodo. L'ispirazione ci è venuta guardando il film Amarcord, quando la famiglia di Bitta, seduta intorno a un tavolo, gusta un buon brodo. Gli ingredienti per questa ricetta sono, per il brodo, acqua, sedano, carota, cipolla e sale grosso. Per i passatelli, 80 g di pane grattugiato, 80 g di parmigiano grattugiato, un limone biologico, due uova e un pizzico di pepe. La prima preparazione da fare per questa ricetta è il brodo vegetale, quindi prendiamo una pentola abbastanza capiente dove abbiamo già messo dell'acqua e nel frattempo andiamo a tagliare tutti gli ortaggi da mettere all'interno. Amarcord, io mi ricordo, è diventato un neologismo della lingua italiana con il significato di rievocazione in chiave nostalgica. Il titolo fa immediatamente pensare a un film sulla memoria. Il personaggio di Titta, modellato sull'amico di sempre Luigi Benzi, Miranda e Aurelio Biondi, i professori, lo zio Matto, la gradista, Volpina, la tabaccaia, i gerarchi e tutta la galleria dei personaggi che il vignettista Fellini ritrae, traendo ispirazione dalla popolazione del borgo riminese, dove il regista ha trascorso l'infanzia, sono ricordati e raccontati alla felliniana maniera nel film Amarcord. L'Academy, per questa pellicola, assegna il quarto Oscar. E noi adesso mettiamo a bollire il brodo per circa un'ora. Mentre il brodo sta cuocendo, noi andiamo a grattugiare il limone che ci servirà per l'impasto dei passatelli. Naturalmente, quando si parla del regista riminese, l'aspetto autobiografico va letto in chiave felliniana. Felliniano, fellinesque. Ecco l'aggettivo relativo a Fellini e alla sua opera. Federico ironizzava compiaciuta su questo fatto. Mia madre avrebbe voluto che diventassi un avvocato, diceva. Avevo sempre sognato da grande di fare l'aggettivo, ne sono lusingato. Finito di grattugiare il limone, prepariamo l'impasto dei passatelli vero e proprio e uniamo il parmigiano grattugiato, le molliche di pane, naturalmente il limone e un'abbondante macinata di noce moscata. Quindi prendiamo una ciotola e iniziamo il nostro procedimento. Amarcord, dicevamo, i ricordi. Il borgo Rimini, per Fellini, era la sua casa, la casa d'origine. Ogni volta che tornava al borgo, la sorella Maddalena Fellini, Maddalenina, preparava quei piatti che Federico tanto amava della cucina romagnola. Le tre donne della sua vita sapevano cosa cucinare e come rendere felice Federico. Quei piatti e quei profumi della cucina riportavano Fellini a quando era fanciullo. Le donne della sua famiglia, sua madre Ida, sua sorella Maria Maddalena, attrice pure lei in alcune pellicole di altri registi e ovviamente l'impareggiabile Giulietta. Finito di mischiare tutti gli ingredienti secchi, andiamo a rompere le uova. E le sbattiamo con una forchetta. Finito di sbattere le uova, le andiamo ad unire con gli ingredienti secchi. Le lavoriamo un pochino con una spatola e poi le trasferiamo sulla spianatoia. Le lavoriamo fino a fare una bella palla. E iniziamo con la preparazione. Cosa sarebbero i film di Fellini senza le musiche composte da Nino Rota? La sua musica riesce a dare quelle vibrazioni che completano quello che il regista ha impresso sulla pellicola. Rota era sempre in grado di cogliere
ciò che serviva al film. Il lavoro di questi due grandi artisti fondeva in un crogiolo e con un'alchimia tale da essere ineguagliata. 19. I film musicati da Nino Rota, dal 1950 al 1979, da Lo Sceicco Bianco a Prova d'Orchestra. Federico, dopo la morte di Rota, continuò a utilizzare i temi del compositore anche per le pellicole successive. La fusione poetica tra i due linguaggi, immagini e note, oggi è più che mai imprescindibile. Pensare la strada, senza il suono della tomba di Gelsomina, immaginare la passerella di 8 e mezzo o le scene di Amarcord senza le note composte dal maestro è impossibile. Quelle meravigliose note, appena giungono all'orecchio, ricordano, rimandano immediatamente ai film per i quali sono state composte. Ormai sono archetipi, quelli cari a Jung, archetipi della cultura cinematografica e dell'immaginario collettivo. L'impasto è pronto, quindi abbiamo formato la palla e adesso la incartiamo con della pellicola e la facciamo riposare per almeno 2 ore. Quindi prendiamo la pellicola, la avvolgiamo bene e la facciamo riposare 2 ore. Manca pochissimo al termine del riposo dell'impasto. Nel frattempo abbiamo trasferito il brodo vegetale in una casseruola più piccola e lo stiamo portando ad ebollizione. E noi terminiamo il nostro racconto. Il 29 marzo 1993 a Los Angeles, Federico Fellini riceve il premio Oscar alla carriera. Lo consegnano Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Fellini ringrazia tutti quelli che lo hanno accompagnato durante la sua carriera. Alla compagna di una vita, l'attrice dei miei film, mia moglie Giulietta Masina. Così proclamò dal palco Federico, dedicando il 5° premio Oscar alla compagna, di fronte a quasi 2 miliardi di spettatori incollati davanti alla TV. And please, Giulietta, stop crying, rivolgendosi direttamente a lei, visibilmente commossa. La platea, al Dorothy Chandler Pavilion, si alzò in piedi per una standing ovation, sciogliendosi in un applauso lungo e sentito. Quello fu il suo ultimo saluto, in perfetto stile felliniano. 6 mesi dopo, il regista avrebbe preso congedo. Era il 31 ottobre 1993. Il giorno dopo l'anniversario di nozze, le nozze d'oro con Giulietta. La Masina lo raggiunse 5 mesi dopo. E adesso siamo arrivati alla parte più gustosa di tutta la ricetta. Mentre il brodo sta bollendo, noi andiamo a scartare l'impasto. Lo vedrete bello sodo. E lo andiamo a mettere dentro uno schiacciapatate. Se lo trovate con i forellini un po' più grandi, è perfetto. Si inserisce la pallina all'interno e poi si va a premere direttamente dentro la pentola. Adesso togliamo il coperchio dalla pentola e premiamo i nostri passatelli. Tagliamo l'ultima parte con un coltello e appena vengono a galla li andiamo ad impiattare. I nostri passatelli sono venuti subito a galla, li andiamo ad impiattare e siamo pronti a gustarceli. Finisce qui il nostro viaggio con Fellini e le ricette della tradizione italiana. Un abbraccio dall'Italia!